È appena terminata la prova generale dedicata a Guido Cinquini, una prova generale che, al contrario di quello che è successo a giugno, con punteggi molto alti, si è chiusa invece con punteggi bassi. Ma questo però non vuol dire che non ci sono stati imprevisti, anzi, Paolo. No, la giostra è stata bella, la prova generale è stata bella, c'è stata la rottura della lancia, c'è stata una lancia persa, quindi colpi di scena ce ne sono tanti. I punteggi bassi bisogna sempre tenere di conto che sono esordienti, c'era Davide Parzi che era un esordiente assoluto, c'era Fardelli per Porta Crucifera che era la seconda volta che calcava la lizza, quindi sono ragazzi con tra l'altro tutto. Un Fardelli che era la seconda volta, però a giugno è stato costretto ad esordire a causa dell'infortunio di Vernaccini. Sì, su immediatamente, quindi non ha avuto nemmeno tempo di metabolizzare l'ingresso sulla lizza. Quindi però c'è da tenere presente una cosa, che comunque vada, sta dimostrando la prova generale quello che è la falsariga dei titolari, ovvero che si lavora tutto l'anno, si cresce dietro i titolari, ma oramai la giostra andata nella direzione di tirare i dritti al centro senza nessuna remora. E per questo poi si vedono anche i due. Ma è naturale, sembra facile pensare che si va, si tira e si faccia 5, al di là di quelli che si sono visti ultimamente in piazza, ma non è così semplice, è difficilissimo, è un tiro molto difficile sia per i titolari che per le riserve, quindi intorno ci sono i punteggi bassissimi, quindi è naturale che poi dopo possano venire fuori anche delle prove generali con punteggi bassi. Abbiamo notato carriere molto... Mi sono sembrate abbastanza veloci. Sì, sono state carriere abbastanza veloci, i ragazzi si sono dimostrati anche all'altezza della situazione, c'è chi è più maturo perché ha alle spalle più esperienze e c'è chi ovviamente ha qualche difficoltà in più perché si cimenta solo d'oggi in Piazza Grande, però avranno tutto il tempo per poter crescere e maturare e far sì che le dirigenze possano scegliere chi far esordire in futuro. Allora, ripetiamo come è terminata questa prova generale. Ha vinto Porta Crucifera, perché poi dopo alla fine abbiamo parlato di tutto, sì, ma non siamo andati nel contesto. Allora, nello specifico ha iniziato Porta del Foro marcando un 4, poi Porta Sant'Andrea con 3 punti, Porta Santo Spirito 4, ma Bennati ha perso la lancia, pertanto il tutto si è azzerato, e Porta Crucifera con Filippo Fardelli 3 punti. Poteva chiuderla Parzi, se non vado errato, esatto, nella seconda carriera, non vi è riuscito, ha fatto solo 2, mettendo praticamente fuori gioco Porta del Foro. Porta Sant'Andrea, il 4 di Rossi, ha riportato il quartiere invece nella possibilità di aggiudicarsi la giostra, quantomeno andare allo spareggio. Poteva soltanto spezzare la lancia a Tanganelli, e la sua carriera però non era di quelle per spezzare la lancia, probabilmente ha avuto indicazioni di fare la carriera che avrebbe fatto comunque, ha marcato 2 punti anche lui tirando dritto al 5, e poi quello che è successo, Porta Crucifera con Andrea Vernaccini che rientrava dopo l'infortunio con un cavallo esordiente, ha lasciato nel momento dell'impatto marcando il 3, è un attimo di sgomento per i propri quartieristi, ma subito dopo, quando si è spezzata la lancia, quando si è visto la lancia spezzarsi in 2 tronconi, i quartieristi hanno subito esultato comprendendo che il punteggio veniva raddoppiato, pertanto il 3 diventava 6, e con i 3 punti marcati anche da Filippo Fardelli 9, e pertanto Porta Crucifera si è aggiudicato ed ora sta festeggiando per questa prova generale. Io ringrazio Paolo Nocentini, grazie, che sarà con noi anche domenica e domani mattina, e una buona sera da Marco Rosati qui da Piazza Grande dopo la prova generale.